taglio, no? Sì, no? È già bello, no? È luce, da quest'estate. Lo facciamo perché abbiamo messo in atto una vera e propria politica turistica come Comune di Ventimiglia. Ci siamo insediati un anno fa, abbiamo fatto un marketing, una programmazione, studiando un brand turistico, un portale veramente interattivo e innovato, al cui interno c'è anche una carta dei servizi che per la prima volta consentirà ai residenti, ma soprattutto ai turisti che devono programmare le loro vacanze, di selezionare qual è l'esperienza da fare nella nostra città. Ci sono escursioni nell'entroterra, ci sono servizi nel centro città, ci sono soprattutto, ne parliamo oggi, servizi al mare, grazie alla collaborazione con il porto, grazie a una convenzione che è anni vigente tra queste due realtà. Ad esempio, da quest'anno è possibile prenotare delle barche e andare a visitare le nostre calette, le nostre insenature, che sono un po' delle perle nascoste di Ventimiglia, quelle che partono dal porto e arrivano fino al confine di Stato. Tutto questo nella logica di superare quella discussione che si dice ogni volta, che abbiamo tante potenzialità ma non le sappiamo sfruttare. Ecco, queste sono attività, sono azioni che abbiamo posto in essere proprio per andare contro questa situazione che si porta la città da anni. Sul turismo devo dire che ci sono dati incoraggianti, forse Ventimiglia è la città quest'estate che cresce di più, secondo i dati appunto dell'osservatorio regionale sia della provincia di Imperia che della regione Liguria. Questo ci porta a dedicarci ancora di più e ancora meglio a questa materia. La sfida della città ovviamente è di cercare di passare sempre di più da città commerciale a città turistica, lo dicevo con questa programmazione, ma anche, e siamo qui oggi per questo, moltiplicando i punti di informazione turistica, cioè cercando di creare una prima accoglienza diffusa su tutto il territorio laddove c'è un flusso turistico. Abbiamo già un punto IAT in una posizione non propriamente felice, che è sul Lungo Roia, che andremo anche a riammodernare nei prossimi giorni. Abbiamo in essere, sono iniziati i lavori l'altro ieri, un punto di informazione turistica alla stazione di Ventimiglia, che è un altro hub di flusso veramente notevole per la nostra città. Oggi inauguriamo il punto di informazione turistica qui al porto di Ventimiglia. Abbiamo anche rivisto un attimo due dettagli di collaborazione, quindi da lunedì sarà aperto, dove sarà possibile non solo avere delle informazioni sui servizi, sugli eventi della città, vedrete ad esempio già presenti le nostre brochure, ma ci sarà la possibilità anche di dare informazioni inerente proprio all'attività del porto, su cui ovviamente poi passo la parola al direttore, perché chiaramente c'è anche un'attività commerciale del porto che deve andare avanti, quindi è stato fatto anche un corso di formazione per riuscire a dare tutte le informazioni necessarie in ogni lingua a chiunque viene a trovarci in questo punto di informazione. Sono molto soddisfatta e fiera, anche perché insieme al sindaco e a tutta la giunta comunale, che ringrazio, anche il collega Calimera per essere qui presente a supportarmi, e devo dire che tante sono le iniziative, non soltanto per quello che riguarda le infrastrutture che anche il sindaco sta, diciamo, cercando di implementare sempre di più, e devo dire che il turismo, non soltanto quello ferroviario ma anche e soprattutto via mare, è quello che stiamo cercando di implementare molto di più, sempre in un'ottica di sviluppo turistico, ovviamente marittimo, perché noi ovviamente siamo famosi e conosciuti per quello che siamo, quindi località principalmente balneare, ma sempre in un'ottica di andare a combattere quel famoso fenomeno di overtourism, per cui siamo tanto spesso colonizzati, tanto e parecchio a luglio e agosto, cercando quindi di anche diversificare in più mesi dell'anno tutta la nostra offerta turistica. Non a caso quindi tante sono le iniziative, come il sito turistico che il sindaco ha già citato, quindi una serie di servizi che parte proprio dalla carta dei servizi, quindi una serie di associazioni, organizzazioni e società che sono impegnate all'interno del nostro territorio per far conoscere sempre di più i nostri gioielli paesaggistici, ma anche culturali, artistici e così via. In particolare per questo ufficio io sono molto soddisfatta, perché penso che sia un punto veramente nevralgico e strategico, non soltanto per veicolare quindi il turismo che arriva
via mare, ma per dare una serie di informazioni, perché comunque è un punto nevralgico anche per i ventimigliesi stessi e per le persone dei comuni limitrofi che vengono e colgono l'occasione per giungere nel porto per magari degustare dei piatti tipici o comunque usufruire dei servizi ottimi che troviamo all'interno di questo gioiello. Io ringrazio veramente tanto i miei uffici, in particolare la persona di Fabio e Walter, perché abbiamo fatto le corse contro il tempo, un ufficio che era, devo dire, la struttura ovviamente nuova, ma per andare a personalizzare sempre un'ottica di branding e di brand identity a cui io tengo tantissimo, quindi tutti gli sforzi anche a livello turistico che andiamo a fare sono sempre in quell'ottica lì. E poi ovviamente grazie in particolare alle associazioni di categoria, qui presente Sergio Sciviglia, e ringrazio anche Donatella Francescato che non è qui con noi presente, perché è proprio grazie a loro che abbiamo trovato e hanno avvallato anche attraverso il tavolo del turismo la possibilità di andare a finanziare gli arredamenti proprio tramite l'imposta di soggiorno, perché c'erano dei fondi non utilizzati già dalle imposte di soggiorno degli anni precedenti, dovuti ovviamente alla carenza di turismo e di impegno di spesa dovuti al Covid e altre situazioni e fenomeni e fattori esterni, per cui si è andata in quest'ottica. Quindi io ringrazio tutti, una serie di forze unite che ci hanno concesso oggi di essere qui, e da lunedì sarà possibile essere qui per venire a prendere informazioni non soltanto della nostra città ma di tutto quello e di tutte le attività che si potranno svolgere. In particolare pensavamo con Maria Sole, che sarà la nuova assunta, anzi Maria Sole viene con un curriculum che ha uno sguardo prettamente turistico, quindi molto legato alle esperienze anche alle lingue e ha una capacità anche relazionale di marketing che a mio avviso è molto importante, soprattutto oggi avere uno sguardo sempre più giovanile in vari settori. E quindi la cosa importante è che lei sarà presente qui e dal mercoledì alla domenica, quindi i giorni di chiusura saranno il lunedì e il martedì, un orario dalle 8 alle 16, così sarà. Quindi se avete bisogno di qualsiasi informazione lei sarà qui pronta ad accogliervi. Grazie mille. Volete ringraziare tutti, quindi a cascata ringraziando loro, tutti quelli che hanno lavorato qui, Maria Sole anche, oltre a tutti gli uffici pubblici che ci hanno lavorato, e dire che questo è un altro gradino estremamente importante per il porto e quindi penso anche per la città. Cioè, con questa iniziativa noi andiamo ad unire ancora di più le forze tra il porto e la città. Ricordatevi sempre una cosa che dico sempre, che il porto è della città, il porto quindi deve essere vissuto e nel modo migliore sfruttato dalla città. Questo qui è uno dei modi che ci piace, cioè iniziative, andare avanti e fare cose. Questa è una terra bellissima, una città bellissima, una terra bellissima, dobbiamo soltanto proporla e proporla nel migliore dei modi. Grazie a tutti per essere venuti. Abbiamo detto all'insediamento dell'amministrazione che punteremo sul turismo. Ventimiglia è una città prettamente commerciale che deve cercare una sua vocazione turistica attraverso una strategia puntuale, mirata, di media e lunga programmazione. Quindi stiamo moltiplicando i punti di accoglienza e informazione turistica. Ristruttureremo quello sul Lungo Roia, apriremo quello nella stazione. Oggi inauguriamo ufficialmente quello presso il porto turistico, che è un volano per la nostra città, ci sta dando grandi soddisfazioni, è un hub di flusso di qualità in cui cerchiamo di far uscire dal porto anche questi turisti che arrivano via mare, cercando di spiegargli quali sono gli eventi, le manifestazioni, i servizi in tutto il resto della città di Ventimiglia. Da lunedì sarà aperto, grazie a questa fondamentale collaborazione con la società Cala del Forte, siamo entusiasti, i dati sul turismo sono molto incoraggianti per Ventimiglia, questo investimento in collaborazione anche con le associazioni di categoria ci permette di andare in quella direzione. Una corsa veramente contro il tempo, io ringrazio in primis, oltre che ovviamente Cala del Forte, quindi il direttore Marco Cornacchia, volevo veramente ringraziare tutti gli uffici che si sono adoperati per riuscire ad allestire questo magnifico punto IAT, quindi un punto di informazione turistica che, come sappiamo, in tutto quello che è la nostra nuova offerta turistica è essenziale. Un altro tassello lungo appunto tutto questo grandissimo percorso che abbiamo intrapreso di
riconversione proprio di quello che è l'immagine della nostra città di Ventimiglia, che deve passare da città commerciale a città turistica, quindi da quella logica di città di confine a una città internazionale. E penso che proprio il porto sia un punto strategico, non soltanto per andare a veicolare il turista che arriva direttamente tramite il proprio yacht o la propria barca in quel di Ventimiglia, ma soprattutto perché il porto, questo magnifico gioiello architettonico, è praticamente un punto focale per non soltanto i ventimigliesi, ma anche gli abitanti dei comuni limitrofi, che vengono proprio in questo luogo per beneficiare di tutti i servizi, spesso legati chiaramente alla gastronomia, di questa bellissima città. Ovviamente l'ufficio sarà aperto, i giorni di chiusura saranno il lunedì e il martedì, quindi apertura dal mercoledì alla domenica, orario 8-16, quindi un orario continuato che consenta quindi la possibilità di prendere informazioni non soltanto legate appunto al paesaggio o aspetti culturali e artistici di cui Maria Sole, la nuova ragazza impiegata, sarà in grado di fornirvi ovviamente, ma soprattutto la possibilità anche di veicolare proprio e spiegare tutte le attività che noi abbiamo deciso di raggruppare all'interno della carta dei servizi, che potete trovare appunto sul sito turistico www.ventimiglia.it, in modo tale da poter esplorare e andare contro e fare, svolgere proprio un'esperienza, direi proprio un'attività esperienziale a 360 gradi nella nostra magnifica cornice. Un ufficio che è già lampante entrando, che si può intravedere già dalla grafica proprio che è stata scelta, anche dal mobilio che è stato scelto, quindi tutti gli sforzi con il nostro logo turistico, con tutte le immagini, questo shooting fotografico che è stato fatto, che arricchisce ovviamente il nostro sito turistico. Devo dire che è tutto, sono tutti passi verso una logica completamente rinnovata, un'immagine diversa dalla nostra città, la volontà da parte soprattutto della sottoscritta come assessore al turismo di andare a sviluppare sempre di più quella brand awareness, quindi questa consapevolezza del logo di questa città che deve essere proprio ispirazionale. Quindi una volta che si vede la città di Ventimiglia attraverso una foto, attraverso la fruizione di un luogo o di un logo, e appunto bisogna avere questa sensazione che deve proprio trasportarci all'interno magari di queste calette meravigliose, di tutti i paesaggi che noi abbiamo qui dentro, quindi la possibilità di trovare già del materiale proprio documentale, come ad esempio il calendario degli eventi dell'estate 2024, oppure la nuova brochure Ventimiglia da scoprire, che vi invito tutti a visionare. Un ringraziamento anche alla collaborazione che quotidianamente, direi ormai, è posta in essere grazie alle associazioni di categoria, che deriva, da cui deriva sempre un confronto diretto tramite il tavolo del turismo, perché è proprio grazie a loro che abbiamo deciso di investire una quota delle imposte di soggiorno degli anni passati, che erano rimaste praticamente impegnate ma non utilizzate, e quindi abbiamo deciso proprio di andarle a utilizzare e impiegare per ovviamente l'acquisto del mobilio, un mobilio total white, molto semplice, pulito nelle linee, ma come sappiamo, per chi anche se ne intende all'interno del settore, molto diciamo tondeggiante, in modo tale che possa accompagnare anche quello che è questo percorso immaginario, ma allo stesso tempo diciamo così che accompagna verso la scoperta delle nostre bellezze.